ci sono delle cose che quando le hai vissute una volta non ti lasciano più, diventano come una seconda pelle. Mi è piaciuta la pace Gorio, era tutta fresca dopo l'acquazza. Andiamo indietro alla rete, andiamo andati sotto casa, la fangula ce n'è morta. Nessuno parla più dei Sassi che erano una vergogna nazionale, perché erano una vergogna nazionale, te lo dice uno che ci ha vissuto e che ha visto i topi ballare in casa. La mia vita è cambiata venendo qui e quello che sono stato dopo non era più quello che ero stato prima. Portavamo Carlo Levi a mangiare i gnomrit nei Sassi. E poi tanti altri personaggi che arrivavano qui a Matera in visita, a guardarla, a studiarla, a stupirsi. È un presepe i Sassi. I Sassi è un presepe, non l'ho detto io. Chi l'ha detto? Pier Paolo Pasulli. Perché continuiamo a guardare queste rovine? Con quale sentimento noi oggi le guardiamo? In questi echi dei Sassi, della Gravina, della Murgia, tu trovi un richiamo e dici che Matera è bella, Matera ti parla, è madre,